Taranto Catania, Ciccio Graziani cosa mi risponde? Ma mi ricordo di una battaglia, di una guerra calcistica, sia all'andata che al ritorno, soprattutto al ritorno dove trovavamo un ambiente molto 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 difficile, però non ci siamo fatti intimorire. Io mi ricordo in maniera scherzosa, prima di partire con il pullman dall'albergo per andare allo stadio a Taranto, gli dissi ai ragazzi: chi ha paura può rimanere tranquillamente a terra, perché andiamo a fare una guerra calcisticamente parlando. Quindi oggi a maggior ragione bisogna dimostrare di avere carattere, personalità, i cosiddetti attributi. Quindi chi sale col pullman deve essere convinto soprattutto di questo. E devo dire che i ragazzi ci hanno regalato una grande soddisfazione, perché abbiamo fatto una gran bella partita, l'abbiamo contenuti bene, anche quando hanno giocato con 4 punte non ci siamo assolutamente intimoriti o preoccupati, e siamo meritatamente poi andati a vivere quell'esperienza così bella, perché con quel pareggio siamo andati in Serie B, abbiamo riportato con la famiglia Cauci il Catania in Serie B, che era l'inizio poi di un altro percorso che ha portato poi con grande successo avanti sia lo Monaco che Pulvirenti. Ripeto, peccato per il momento che sta vivendo questa società, ma sono convinto che si riprenderà presto. È lo spirito della Serie C quello che serve, lo spirito adesso della Lega Pro. Come si riparte dopo 2 anni così difficili e un'estate così travagliata, drammaticamente negativa per il Catania con tutta la vicenda del calcio scommesso? Certo, ma sai, quando parti con una penalizzazione, parti con la rabbia, parti con la voglia di rivalsa, tieni conto che tutti i ragazzi di categoria che adesso vestono la maglia del Catania sanno che vestono una maglia prestigiosa. In questo momento le cose stanno andando particolarmente bene. Se dovessero azzerare la penalizzazione già domenica con l'Ischia, sono convinto si comincia a parlare eventualmente già di prospettiva playoff, mentre quest'anno doveva essere un anno di transizione, di riaggiustamento, di ricreare i presupposti per un Catania importante nei prossimi anni. Ma ho l'impressione che con un pizzico di fortuna potrebbe già essere questo un anno fondamentale per poter venire fuori da questa categoria. In studio con noi stasera c'è Pippo Pancaro, da ex allenatore rossoazzurro all'attuale allenatore rossoazzurro. Cosa possiamo dire? Quale messaggio possiamo inviargli? Ma intanto gli faccio un grandissimo in bocca al lupo. Lavora in una realtà straordinaria, perché anche in questo momento c'è una difficoltà anche a livello di tifoseria. Chi è pro, chi è contro, chi non regge questa categoria, chi è ancora arrabbiato per quello che è successo. Ma voglio dire a Pancaro che se attraverso la sua bravura, il suo carisma, la sua personalità, il suo entusiasmo che riesce a trasmettere ai ragazzi dovessero cominciare a fare bene, attenzione che voi non avete mica più 4.000 abbonati. Avete 15.000 persone allo stadio, perché Catania è così. Una volta che vengono i risultati e si ricompatta tutto l'ambiente, avete dietro alle spalle una tifoseria che vi porta ad avere un entusiasmo straordinario, e a volte questo potrebbe fare la differenza. Quindi a Pancaro e ai ragazzi gli dico in bocca al lupo, onorate quella maglia e vedrete che avrete tante soddisfazioni da questa città.